Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi unboxandoli. Nell'ultimo video acquisti vi ho fatto vedere quello che è stato uno dei recuperi più importanti in assoluto della mia collezione, ovvero una copia PAL ITA, perfette condizioni e completa di tutto, di A Link to the Past. E oggi vorrei proporvi un unboxing dettagliato di questo pezzo da collezione. Il motivo è duplice, in parte perché non capita tutti i giorni trovarsi tra le mani un pezzo del genere, e un po' perché vorrei far rivivere l'epoca dei giochi Super Nintendo. Magari per sbloccarvi un ricordo, se eravate dei giocatori già negli anni 90, o magari per farvi capire cosa significava comprare e aprire per la prima volta un titolo Super Nintendo. E sarà pure un'occasione, insomma, per parlare di questo capolavoro senza tempo. Si tratterà, insomma, di un unboxing un po' discorsivo, una chiacchiera tra appassionati, ed è un format anche un po' sperimentale. Vediamo, insomma, che ne esce fuori, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se vorreste vedere altri video unboxing del genere. Voi, mi raccomando, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Ed eccoci qui, per ora ho ottenuto anche il box protector esterno, giusto per ricordarvi qual era il prezzo di questo gioco, ma come vi ho già spiegato nel video dei recuperoni, in realtà non ho speso un euro, perché me lo sono portato a casa tramite uno scambio. Se volete sapere che storia c'è dietro, mi raccomando, recuperate il video precedente, perché insomma c'è una storia commovente dietro. Ma togliamo il box per sincerarci di quali sono le condizioni effettive di questa copia. Allora, come potete vedere, non è una copia perfetta, ma è comunque in ottime condizioni. Calcolate che queste scatole di cartone ormai è proprio difficile trovarle in condizioni mint, cioè come se fossero appena uscite dal negozio, e alcune imperfezioni uno si aspetta di trovarle. L'importante è che il box non abbia acciacchi sostanziali, che la forma originale insomma sia più o meno intatta, e che soprattutto non ci siano strappi di sorta, e come poi vedremo che le linguette interne siano tutte quante in ottime condizioni. Se vogliamo parlare di difetti, però, questa copia ha due problemi evidenti, ma che, come ho già detto, in realtà non mi danno troppo fastidio. Il primo è una sorta di residuo di, penso sia un'etichetta, uno scontrino che col tempo ha perso l'inchiostro e si è impressa sul cartone della cover. Come vedete, riporta una data, probabilmente quando veniva venduta, o forse timbravano proprio il gioco quando veniva venduto, non lo so. E riporta la data del 14 settembre 1993 in più parti. Ce ne sono due qua sotto, una qua sopra, anche qui e poi qua. Probabilmente ci sono dei metodi per provare a scolorire questo inchiostro, però non so, non me la sento di rischiarmela. Magari se deciderò di farlo un giorno, di sicuro mi affiderò a delle mani un pochino più esperte. E l'altro grande difetto, sempre tra molte virgolette, è la presenza di questa etichetta sul retro, che so che farà inorridire molti collezionisti, ma in realtà a me le etichette non danno fastidio, soprattutto se sono di questo tipo, perché in un certo senso danno quello che è stato lo storico della cartuccia, della copia. Insomma, questa copia è stata venduta a 79.900 lire negli anni 90, e quindi non era affatto poco. Potrebbe essere un po' il corrispettivo degli 80 euro odierni, ma comunque dovete calcolare l'inflazione e 10.000 fattori, che fare la conversione euro-lire non aiuta, non dà il senso reale di quanto poteva costare una cartuccia del genere. Spoiler, costavano veramente tanto, quindi infatti era difficile riuscire a comprare un gioco nuovo per Super Nintendo, e quando eravamo bambini era grasso che colava se riuscivamo a convincere i nostri genitori a comprarne uno. Come potete vedere, però, la particolarità di questa copia, e poi il fattore che ne aumenta esponenzialmente il valore, è che si tratta di una copia italiana, ovvero una copia G, che all'epoca era il distributore sul nostro territorio dei giochi Nintendo. A differenza dei primi giochi Super Nintendo, che venivano importati da GIG principalmente in versioni europee, molto spesso tedesche, dove si prendeva la confezione del gioco e ci si appiccicava sopra un
bollino in cartone e poi si mettevano dentro delle dei libretti di istruzione stampati in bianco e nero che si aggiungevano poi alle istruzioni in tedesco o in inglese. Questa è una copia proprio stampata per il suolo italiano. Come possiamo vedere, riporta anche, oltre ovviamente al simbolo GIG, riporta anche le scritte in italiano. Sul fronte abbiamo "Vivi un'avventura senza fine" e sul retro invece abbiamo la presentazione del gioco, che era fondamentale quando uno andava a scegliere sullo scaffale il prossimo gioco da comprare. E ve la voglio un attimo leggere perché vi dà proprio l'impressione di quello che poteva essere, di come poteva essere percepito un gioco del genere negli anni 90. La fantasia e la realtà si scontrano in un paese di incantesimi, paese maiuscolo per qualche strano motivo. Avventuriamoci all'indietro nel tempo, a Hyrule, e ad un'età di incantesimi e di eroi. I predecessori di Link e di Zelda affrontano dei mostri durante la loro marcia, dopo che un minaccioso mago si è impadronito del regno. Solo il giocatore potrà evitare che questo piano demoniaco mandi in pezzi il paese di Hyrule. Nel corso della ricerca bisognerà passare attraverso contorti labirinti, torri, celle, palazzi e oscure foreste. Bisognerà mettere alla prova la propria tempra con potenti spade ed armi magiche, o si dovranno sollevare dei massi per lanciarli contro i nemici. Se le cose si complicano, ci si potrà gettare nel fiume per salvarsi nuotando. Imparando l'uso di potenti formule magiche ed individuando oggetti incantati, si arriverà a risolvere i misteri del diabolico mago e del segreto reame di Hyrule. Questo eccitante gioco per Super NES TM fa seguito alla Leggenda di Zelda TM e alle Avventure di Link TM e fa uso di 16 bit di potenza per creare una ricerca così piena di colori e così dettagliata che non sembrerà di star giocando, ma di viverci dentro. Il sistema comprende una batteria per salvezza per memorizzare tutti i progressi del gioco. Allora potete subito notare due cose proprio evidenti. La prima è che si tratta di una traduzione fatta proprio alla buona da quello che poteva essere il testo inglese sul retro della custodia, e l'altra è che in queste poche righe cercano di sintetizzare un po' tutto il senso di meraviglia che c'era dietro l'avventura su Super Nintendo di Link e un po' anche tutti i passi in avanti che erano stati fatti rispetto ai due precedenti titoli, e soprattutto si cercava di mettere in primo piano la potenza del Super Nintendo, che con i suoi 16 bit di potenza era insomma tutto un altro mondo rispetto al NES. Ed effettivamente la grafica così colorata, le animazioni, gli sprite così grandi, le animazioni poi elaborate erano una cosa fantastica rispetto alla grafica ad 8 bit del Nintendo, ma anche rispetto a tutto quello che si era visto su console fino a quel momento, anche a 16 bit. A Link to the Past era un titolo che sfruttava in modo molto intelligente l'hardware del Super Nintendo, grazie anche a una direzione artistica fuori parametro. E insomma, non bisogna assolutamente dare per scontato che è anche la prima generazione di console dove i salvataggi iniziavano a diventare una pratica standard e non ci si doveva più affidare al sistema di password ed altre cose complesse e sicuramente poco pratiche. Fa un po' ridere, con gli occhi di oggi, pensare che questa grafica venga percepita come ultra realistica, no? Dove la fantasia e la realtà si scontrano, e soprattutto un gioco dove sembra di star vivendo l'avventura. L'impressione era effettivamente quella, però ovviamente con i canoni di oggi e il rimando a grafiche ultra realistiche, motori poligonali avanzati, eccetera eccetera, insomma è difficile immaginarsi una cosa del genere. Come potete vedere comunque sul retro, non solo era indicato un po' con un modo abbastanza approssimativo quello che poteva essere l'antenato del PEGI, ovvero il gioco è raccomandato dagli 8 anni in su, ma in più veniva anche ricordato che il gioco era in versione europea, in particolare italiana, importata da GIG, e non poteva essere utilizzato su il Super Famicom, ovvero la versione giapponese del Super Nintendo, e neanche sul Super Nintendo versione US. Ma prima di passare alle notizie del giorno, ancora una volta devo ringraziare Utoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Se siete appassionati di retro gaming, dovete assolutamente farvi un giro su Utoji Retro Games
Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Toggi Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Va bene, bando alle ciance, vediamo cosa c'è dentro. Come vedete le alette sono perfette e qui abbiamo quello che è l'antenato del triangolo blu, ragazzi. Qui abbiamo un codice che finisce con ITA, che indica proprio la distribuzione italiana e il fatto che il gioco dovesse essere venduto e distribuito sulla nostra nazione, sul nostro territorio. Facciamo con molta cura, tiriamo fuori tutto quanto. Abbiamo un vassoio per cartuccia oversized rispetto a quello che poi è la cartuccia del Super Nintendo. Abbiamo la forma iconica delle cartucce per questa console, che erano molto più rotonde e aggraziate, un po' come poi era tutta la console, rispetto all'epoca del NES. Devo dire che io, essendo cresciuto proprio con questo form factor, apprezzo infinitamente di più questo modello di cartucce rispetto alle precedenti e soprattutto apprezzo molto di più la versione europea e giapponese rispetto a quella americana, che invece era squadratissima, orrenda e tra l'altro perdeva anche il logo colorato con questi quattro colori iconici in favore di una cosa molto più grigia, molto più triste, tendente al violaceo, per niente appetibile almeno per i miei gusti. Anche la cartuccia in condizioni eccellenti, non ci sono danni sull'etichetta di gioco, queste solitamente tendono a danneggiarsi, in particolare sulle cartucce Game Boy, ma lì era proprio un problema di sfregamento. Qui è un po' più difficile che le cartucce si rovinino, anche perché questa parte rimaneva esterna rispetto alla console, ma insomma solitamente gli adesivi delle cartucce tendono a deteriorarsi, ma in questo caso ci è andata abbastanza bene. Qui abbiamo la vaschetta per la cartuccia, ma andiamo a vedere quella che è la manualistica. E qui veramente si apre un mondo, un'esperienza completamente diversa rispetto a quella che siamo abituati a sperimentare, non solo su Switch, ma in generale sulle console da qui a 10 anni. Praticamente l'ultima generazione, dove era possibile ancora trovare dei libretti cartacei di istruzioni oltre agli opuscoli, era quella di Wii, PlayStation 3, Xbox 360. Già da PlayStation 4, Wii U e Xbox One è un'usanza che è andata via via perdendosi in favore dei manuali digitali. Qui abbiamo un flyer del Super Nintendo, che era comune un po' a tutti quanti i giochi, quindi ci interessa relativamente. C'era anche questa garanzia GIG che avevo tolto al volo dal gioco, che in realtà non è specifica di A Link to the Past, ma veniva inserita in tutti i prodotti distribuiti da GIG. C'era anche la possibilità di entrare nel club Nintendo. E poi arriviamo alla manualistica vera e propria, che si divide in tre pezzi fondamentali. Abbiamo il manuale di gioco, questo completamente in italiano, vedete c'è il triangolo blu anche sul libretto di istruzioni. Abbiamo la mappa, questa è importantissima, che molto spesso è difficile da trovare all'interno delle copie di A Link to the Past, ma soprattutto è difficile da trovare in buone condizioni. E poi all'interno del libretto di istruzioni avevamo la guida, i segreti importantissimi. Questo perché il gioco era difficile da decifrare, soprattutto da risolvere tra un dungeon e l'altro, capire alcuni passaggi che potevano risultare parecchio oscuri, anche perché questo qua è stato uno dei titoli che ha dato il via a tante delle convenzioni che diventeranno standard della serie, ma che all'epoca erano delle novità vere e proprie. Quindi sostanzialmente, vabbè, con questo ve lo faccio vedere dopo, però tenetelo a mente perché è molto importante. Intanto mi farei vedere il libretto di istruzioni sfogliandolo, e qui, ragazzi, porca miseria, è veramente un altro mondo, sembra di tornare indietro di 100 anni. Abbiamo non solo l'incipit della storia, e molto spesso era proprio
compito del manuale far capire cosa si stava giocando. Per esempio nel primo Zelda gli unici accenni di storia comprensibili erano soltanto nel booklet. Qui già in A Link to the Past la situazione diventava molto più comprensibile, anche perché la narrativa era esplicitata all'interno del gioco, ma queste cose non accadevano a fine anni 80, primi anni 90. Abbiamo tantissimi artwork proprio che urlano anni 90 da tutti i pori, sembra quasi di sfogliare le pagine di un manga, e poi qui iniziano invece le informazioni un pochino più tecniche su come muoversi all'interno dei menu di gioco, e poi si passa alla tastiera di comando, anche qui tradotta insomma in modo un po' bizzarro, e vengono elencati quelli che sono le azioni principali e cosa succede premendo determinati tasti. Attenzione, qua si parla anche del nuoto, che però poteva avvenire solo tramite il recupero delle pinne Zora, una cosa che non arriva proprio immediatamente, nonché una delle feature che, come abbiamo visto prima, veniva indicata sul retro della copertina. Abbiamo qui tutto un excursus sul combattimento, che ricordiamo guadagnava molto in direzionalità rispetto al passato, infatti vedete è proprio pubblicizzato, è messo su carta che il movimento adesso è a 8 direzioni. Uno dei più grandi limiti del primo Zelda era quello di poter attaccare soltanto secondo le 4 direzioni principali, e ci si sentiva parecchio limitati nei movimenti, anche nelle capacità offensive. E quindi questa era una cosa da mettere subito in chiaro anche nel manualino. Attenzione, spunta giallo carina, quasi un presagio di quello che sarà un altro gioco fondamentale della storia della serie, e non solo, ma dei videogiochi a tutto tondo. E poi qui si inizia a vedere anche quella che era la mappa di gioco, che se non sbaglio sfruttava il mode 7 per dare un'illusione di tridimensionalità quando la si guardava nel dettaglio, e qui invece vengono passati in rassegna tutti quanti gli oggetti che si possono collezionare durante l'avventura. Ragazzi, siamo a pagina 24 e abbiamo appena raggiunto la metà del booklet. Tra l'altro, se avete giocato a Tunic vi renderete conto quanto quel gioco è proprio debitore di un'esperienza del genere, dove non ci sono solo le informazioni, ma gli stessi artwork rimandano a quelle che sono le informazioni scritte. Qui ci sono poi ancora spiegazioni su come funziona proprio il gioco, tutto sommato. Ci sono le credenze di Hyrule. Hyrule è piena di vecchi segreti e di strane forme di vita. Bellissimo, come funzionano i dungeon, ovviamente. Insomma, Nintendo preparava al meglio il giocatore a un'avventura per niente semplice, che aveva bisogno di, tra virgolette, di essere studiata prima di essere affrontata, anzi di essere studiata mentre veniva affrontata. Vi ricordo ancora una volta che tante delle cose introdotte in A Link to the Past diventeranno poi standard dell'industria. Oggi le diamo per scontate, ma all'epoca era tutt'altro che semplice immaginarsi determinate risoluzioni di enigmi che oggi magari sembrerebbero quasi una cavolata. Qui addirittura c'è un incipit che dà un'idea su come muoversi in quello che poi è il tutorial del gioco. Una cosa apprezzatissima, visto che io da piccolo mi bloccai anche nel capire come potevo entrare all'interno del castello durante la tempesta di notte. E qui abbiamo anche un breve bestiario di Hyrule, così, perché non era abbastanza tutto quello che ci hanno fatto vedere, con i nemici che si incontrano durante, alcuni dei nemici che si incontrano durante l'avventura. E poi l'ultima pagina è la garanzia di Jig. Ma come vi avevo detto, c'era anche il libretto dei segreti importantissimi, che recita: attenzione, questo manualetto contiene risposte ad alcuni dei più ardui misteri che si incontrano nel corso della ricerca per divenire il leggendario eroe di Hyrule. Questo libretto quindi dovrebbe essere consultato solo come ultima risorsa. Bellissimo. All'inizio bisogna sempre aver fiducia nel proprio potenziale per arrivare ad essere il leggendario eroe di Hyrule e cercare quindi di risolvere il gioco per conto proprio. Bellissimo. E la cosa particolare è che questo libretto era sigillato da uno sticker a forma di triforza. E qui ovviamente il primo proprietario ha dimostrato di non essere il degno erede dell'eroe di Hyrule, perché ha rotto il sigillo e si è andato a leggere le soluzioni degli enigmi più difficili. Qui abbiamo, si divide così, ci sono le principali tattiche di gioco. Se non si riesce ad andare avanti in una torre, provare una delle seguenti azioni: usare delle bombe per sfasciare una parete indebolita,
Usare l'attacco in corsa per abbattere una parete alquanto debole, provare a spingere un blocco, ci sono insomma tutti i metodi per interagire con l'ambiente. Poi abbiamo addirittura la divisione tra mondo della luce e mondo delle tenebre, perché poi la genialata di A Link to the Past fu quella di introdurre una doppia Hyrule, e quando il gioco sembrava dover finire in realtà si scopriva di essere soltanto a metà dell'avventura, che poi diventava anche con una progressione non lineare, insomma una cosa assurda. E dungeon per dungeon abbiamo una divisione su come affrontare i labirinti, e siano messi in guardia su quelli che sono insomma i pericoli principali di ogni sezione dell'avventura. Come battere le tartarughe del Palazzo delle Tenebre, colpire una volta con il martello ed usare poi la spada per distruggerle. Continua anche dietro e abbiamo suggerimenti a proposito degli oggetti, dove si trova l'ocarina e che cosa bisogna farne. Una volta che si sia ottenuta la pala del ragazzo che suona l'ocarina nel mondo delle tenebre, ritornare nel mondo della luce e scavare nel boschetto stregato. Quando si ottiene l'ocarina, suonarla davanti alla banderuola di Kakariko. Insomma, si cercava in tutti i modi, ecco, di evitare che si rimanesse bloccati all'interno dell'avventura. Un gioco che, se veniva affrontato senza il passaparola degli amici, senza l'accesso a questi manuali, era sostanzialmente impossibile. Anzi, sono sicuro che per i canoni moderni, chi lo gioca oggi per la prima volta troverà A Link to the Past essere un gioco estremamente respingente, per quanto familiare, perché appunto poi tutte queste convenzioni sono diventate uno standard dell'industria, ma insomma venivano proposte in un modo molto meno accomodante rispetto a quello a cui siamo abituati oggi. E qui abbiamo il mondo esterno di Hyrule. Ah, madonna. Una mappa di una bellezza disarmante. Non solo abbiamo tutti quanti i luoghi principali, ma abbiamo anche delle hint, ancora una volta. Il bellissimo che è il primo proprietario ha messo delle X su tutti i luoghi che aveva visitato, giustamente. Vedete, ci sono delle X su tutti i passaggi segreti. Giustamente, non lo biasimo, bisognava inventarsi qualcosa. Anzi, si è anche regolato, non è andato troppo oltre. Dall'altra parte, perché comunque è un posterone a doppia faccia, abbiamo qualche mappa dei primi dungeon. Abbiamo il Palazzo del Deserto, il Palazzo Orientale, la Torre della Montagna, e mi sembra basta. E dove vengono insomma fatte delle sezioni di quelle che sono le stanze, come sono collegate. Insomma, abbiamo proprio la mappa che andrebbe ottenuta all'interno del gioco, e vengono dati anche degli importanti consigli. Insomma, capite che una cosa del genere era parte integrante dell'esperienza ed era di una bellezza assurda proprio. Questa è una delle cose che guardo con più nostalgia rispetto al passato, perché comunque sono convinto che i giochi si siano evoluti e siano molto più divertenti da giocare, questo sicuramente, sia anche molto meno frustrante giocarli, però a mancare è questo senso di artigianalità, ma anche di voglia di trasportare il giocatore in qualcosa che non è un semplice videogioco, ma è qualcosa di più, un'esperienza che deve essere totalizzante del tuo tempo, e anche quando non ci giochi ci devi pensare, devi andare a vedere la mappa, devi andare a scoprire i segreti, devi parlare con le altre persone per capire se effettivamente stai facendo bene, se ti sei perso qualcosa per strada e via dicendo. E questo per me è un po' il senso di The Legend of Zelda, ma anche del collezionismo in generale e di quello che erano i giochi Super Nintendo negli anni 90. Questo per me è un recupero assurdo, un recupero fuori di testa, non pensavo che l'avrei mai fatto, e soprattutto che sarei riuscito a farlo senza morire dissanguato. E invece è andata così, e sono veramente felicissimo e sono straemozionato di averlo messo in collezione, e spero che questo video unboxing un po' vi abbia restituito la dimensione sia di quello che significa collezionare pezzi del genere, ma anche di quello che erano i videogiochi negli anni 90. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo unboxing, e non mi rimane che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sogni tranquilli, ma soprattutto linkate durissimo. Io sono il Poro to the Past, Michele Unboxing, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi
aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ciao, 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 ciao.